Grazie Presidente. Io vorrei fare un intervento breve, sottolineando soltanto alcuni aspetti, perché credo che i colleghi dell'opposizione che mi hanno anticipato hanno sviscerato l'argomento portato dalla mozione in tutti i suoi aspetti. Mi preme dire questo, che non siamo qui con questa mozione a discutere dei massimi sistemi. Non dubitavo che qualcuno venisse fuori con l'idea che la colpa è di Berlusconi, che tanto ormai siamo abituati. Ma siamo qui per discutere della possibilità che il Comune ha e che gli è data dalla legge nazionale di incidere al ribasso, oltre che al rialzo, sulle aliquote dell'IMU. Quindi non siamo, anche come opposizione all'interno di quest'Aula, in contrasto con quello che è la posizione del PDL a livello nazionale. Noi semplicemente siamo qui per sottolineare una possibilità molto importante che il governo Monti dà ai comuni, che è quella di andare al di sotto dei minimi. E questo perché? Perché questo comune, questa amministrazione, e dico questa amministrazione perché questa amministrazione non arriva dalla luna, si è sempre proposta in campagna elettorale, si è sempre posta in continuità con i 10 anni di amministrazione precedente, ripeto, questa amministrazione si è sempre vantata di avere dei conti in ordine, di avere degli avanzi di bilancio eccellenti da poter sfruttare in tanti modi. Ebbene, allora questa amministrazione, se era vero questo, perché non ha scelto di diminuire le aliquote, o perché non sceglie di accogliere questa mozione per la diminuzione delle aliquote, che ripeto è una possibilità che il governo Monti dà. Parliamo in fondo di 5 milioni di euro, perché le entrate tributarie nel 2010 erano di 20 milioni e 800 mila euro, la previsione del 2012 è di 25 milioni e 300 mila euro circa. Le entrate dell'ICI nel 2010 erano 10 milioni e 400 mila euro, l'IMU del 2012 viene stimata, per la parte che rimane al comune, in 14 milioni e 945 mila euro, quindi di 5 milioni di euro stiamo parlando. Ma la domanda fondamentale è questa: come li vogliamo spendere questi soldi? Come vogliamo spendere i soldi dell'IMU? Dove vanno a finire queste entrate che il Comune di Pordenone pone a carico delle tasche dei cittadini di questa città? È chiaro quindi che c'è un legame indissolubile tra questa mozione sull'IMU e il bilancio che ci è stato presentato prima dall'assessore mio. E quindi non possiamo non chiederci come sono stati spesi i soldi dei pordenonesi negli anni passati, perché ripeto, l'assessore attuale è l'assessore che c'era anche nei 5 anni scorsi, c'è una continuità di amministrazione. Nel 2010 il comune di Pordenone ha ricevuto come dividendi ATAP 5 milioni di euro. Come sono stati spesi questi soldi? Dove sono? Nel 2009 3 milioni e mezzo di avanzo di bilancio, di cui finiti in spesa corrente 1 milione e 900. Nel 2010 4 milioni 125 mila euro di avanzo di bilancio, spesi in spesa corrente, impiegati in spesa corrente 2 milioni e 800 mila euro. E questi sono dati dei revisori che abbiamo nella relazione al bilancio che ci è stato presentato prima. Quindi le domande fondamentali sono queste: come vogliamo spendere i soldi dei cittadini pordenonesi che vengono raccolti da questa imposizione attraverso l'IMU, e soprattutto come sono stati spesi i soldi? E quindi la domanda è questa: era veramente una gestione virtuosa oppure ci sono stati presentati i soliti specchietti per allodole? Le spese correnti sì sono diminuite nel bilancio di previsione, ma dopo un aumento nel 2011 del 14,2%. Sappiamo che nel 2011 c'erano le elezioni e quindi ovviamente le spese sono state a pioggia. Ma non è vero che non ci sono tagli alle funzioni sociali. Dal bilancio, ma di questo poi ne discuteremo nelle sedi opportune, risulta un taglio di 2 milioni alle funzioni nel settore sociale. Non c'è nessun taglio alla cultura, e non è demagogia.
non è demagogia, perché i 5 milioni di dividendi ATAP del 2010 sono finiti, per esempio, per la cifra di 150.000 euro solo nel 2010, ma il progetto complessivo è di 440.000 euro, ripeto, 440.000 euro, per il centro multimediale su Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone; 103.000 euro per l'inaugurazione della Galleria di Arte Moderna, 103.000 euro, 50.000 euro per la mostra su Cagli. Allora, non è demagogia, non è l'euro di Pordenone Legge, sono dei dati, sono delle scelte politiche che noi contestiamo, ovviamente, ma sono scelte politiche che questa amministrazione continua a fare e di cui si assumerà naturalmente la responsabilità. E non è, ripeto, demagogia quella di dire che si va a mettere le tasche dei cittadini, che si va a colpire un bene primario come la casa, che è il bene primario di eccellenza se pensiamo ad una politica di tutela delle famiglie, considerando poi anche, come qualcuno diceva, il fatto che le rendite catastali sulla base della quale l'IMU viene calcolata sono aumentate del 60%, è casomai demagogia quella di dire che l'opposizione in modo irresponsabile non collabora al bene della città perché la città ha bisogno di questi soldi per coprire le spese. Non è così, non accettiamo lezioni sulla responsabilità, siamo un'opposizione che fa una proposta concreta e arriveremo con delle proposte concrete anche in termini di individuazione dei punti cruciali da tagliare per poter evitare l'aumento della pressione fiscale sui cittadini di Pordenone attraverso l'IMU. E ripeto, di queste scelte politiche, se verranno portate avanti, naturalmente questa amministrazione avrà il peso e ovviamente si assumerà la responsabilità.